E bentornati o benvenuti a tutti, ancora senza voce, alla luce del giorno, dell'indomani della partita di Lecce Cittadella. Benvenuti a tutti, oggi facciamo un po' di analisi di questa partita. E quindi sarà un video un pochino più lungo, spero vi possa piacere questo tipo di impostazione di questo video. Già che vi chiedo di lasciare un like, un commento per farmi sapere sia se mi piace questa impostazione un pochino più lunga per fare un'analisi abbastanza corposa di questa partita, e farmi sapere cosa ne pensate di questa squadra che abbiamo costruito, di questo calciomercato e secondo voi dove potrà finire questo Lecce in campionato. Alla luce, ovviamente, manca una settimana dall'inizio di questo campionato, quindi siamo un po' ancora in bilico secondo me. E poi iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi nessun mio contenuto. Detto questo, possiamo partire con l'analisi della partita, anche se mi verrebbe da dire un qualcosa, ed è: basta vedere Corbino e Trinchera in conferenza stampa che dicono che il calciomercato è stato fatto, che lo stiamo facendo, che stiamo costruendo una bella squadra, perché alla luce delle due partite più importanti, che secondo me sono state quella di Parma e quella di ieri contro il Cittadella, tutto abbiamo costruito tranne che una squadra forte per quest'anno. Allora, se vogliamo parlare del futuro remoto di questa squadra, per i tanti giovani che abbiamo preso, sì, forse stiamo costruendo una bellissima squadra, ma per quest'anno non credo proprio. Se continuiamo così, credo che sarà retrocessione diretta, e non oso neanche immaginare la posizione, perché secondo me ce la lottiamo con la Cremonese per l'ultimo posto, continuando così, anche se la Cremonese proprio ieri ha ufficializzato un acquisto da quasi 10 milioni, quindi stiamo un pochino attenti al calciomercato che stiamo facendo, al calciomercato che vogliamo fare soprattutto, perché da adesso in poi bisognerà fare dei grandissimi colpi se vogliamo riprendere la marcia. Anzi, dobbiamo fare dei grandissimi colpi se vogliamo ingranare la marcia, non riprenderla, ingranarla la marcia, perché di questo passo secondo me non siamo neanche in prima, siamo ancora in folle di questo passo. Allora, non voglio essere completamente disfattista su questa squadra, perché delle basi ci sono. Ieri ho visto un buon Bistrovic a centrocampo, ho visto un buon Lorenzo Colombo, ho visto dei buoni innesti che stanno cercando di ambientarsi, stanno cercando di fare il loro e sicuramente lo stanno facendo. Ovviamente hanno bisogno di un po' di tempo, ma mi è mancato un po' tutto quanto. Mi sono mancati gli schemi, mi è mancato il gioco, mi è mancata la cattiveria. Ho visto dei ragazzi un po' troppo molli, ho visto dei ragazzi un po' troppo sfasati con la testa, forse. Non lo so, sembrava che non sapevano dove muoversi, cosa fare, a chi dare il pallone, chi inseguire. Mi è sembrata una partita un po' giocata a palla fai tu. E queste sono le partite che perdi. Anzi che l'abbiamo persa solo 3-2. Anzi che siamo arrivati fino ai tempi supplementari. Fortunati. Anzi, non so quanta fortuna abbiamo avuto nell'andare ai tempi supplementari, perché adesso ci troviamo con 30 minuti di più nelle gambe per andare poi ad affrontare fra una settimana l'Inter in casa nostra di nuovo. E io dico, manca una settimana. In una settimana non si può fare tantissimo. Magari sì, possono arrivare anche i due difensori centrali in questa settimana, ma devi comunque aggregarli, devi dargli il tempo di conoscere i compagni, devi dargli il tempo di fare allenamenti con Baroni e il suo staff, devi dargli il tempo di capire quali sono i movimenti, i ruoli. C'è bisogno di tempo e una settimana non è abbastanza, una settimana non è abbastanza. Allora, scusate questa introduzione un po' troppo lunga, però era doveroso farla.
Anzi, voglio dire l'ultima cosa. Troppe parole e pochi fatti. Troppe parole e pochi fatti. Adesso mancano solo gli animali da Serie A. Mancano solo quelli. Ok, finito. Partiamo con la partita. Allora, batte il Cittadella. Nei primi 30 secondi abbiamo rischiato ben due volte prendere gol, sono stati subito pericolosissimi ed è stato lì che abbiamo già perso la partita in partenza. Perso non nel senso che eravamo già sconfitti, ma abbiamo perso le redini della partita, abbiamo perso le redini della nostra squadra, perché già da lì sono iniziati a saltare tutti gli schemi. In tutta la partita, in 120 minuti, non ho visto uno schema, non ho visto una palla che arrivi a Hjulmand per poi essere smistata, non ho visto un'azione concreta che partiva dal basso o dal centrocampo e poi si arrivi in porta per tirare, dato che abbiamo fatto solo 3 tiri in porta, di cui 2 gol, anzi 4 tiri in porta, di cui 2 gol, e poi tanti tiri fuori. Sicuramente si poteva fare di più, soprattutto nei tiri di strepezza nel secondo tempo, dove si arriva dalla fascia sinistra, vabbè, per noi era sinistra, però in realtà era la fascia destra perché attaccavamo da lì, arriva dalla fascia destra, si accentra, prova il tiro, ma invece di provarlo di precisione, di provare a piazzarlo, poteva piazzarlo tranquillamente anche sul primo palo perché aveva tutto lo spazio libero, no, deve tentare il tiro di potenza, anzi di prepotenza, e la palla ovviamente si impenna e finisce altissima per entrambi i tiri. Sempre nel primo tempo poi perdiamo anche Dermato, pedina importantissima per la nostra difesa, quindi spero che non sia nulla di grave, spero che non sia un infortunio che lo possa portare a rimanere fuori dal campo per tanto tempo, perché altrimenti servirebbero 3 centrali difensivi da acquistare e non più 2, in modo da poterlo sostituire. E è tutto un po' complicato, io credo che lì quando ha cercato quel pallone e si è fatto male, proprio cercando il pallone abbia allungato un pochino troppo la gamba per provare a riprendere la palla e gli si sia allungato un pochino troppo il flessore o la coscia, non ho visto bene dove si è toccato, però dovrebbe essere un problema muscolare e spero che non sia grave, anche se è riuscito ad uscire tranquillamente sulle sue gambe, ovviamente un po' zoppicando, però per fortuna è riuscito ad uscirne tutto con i suoi piedi, insomma. Quindi spero che non rimarrà a lungo fuori dai campi, almeno una settimana va benissimo, che possa recuperare soprattutto per l'Inter, è la cosa più importante per noi. Detto questo, continuiamo questo discorso e continuiamo con l'analisi. Abbiamo visto tante azioni del Cittadella che a mio parere abbiamo fatto sembrare il Real Madrid in questa partita, dato che gli abbiamo dato la possibilità di giocarci a calcio addosso, gli abbiamo dato la possibilità di inserirsi negli spazi, gli abbiamo dato la possibilità di giocare a pallone, di fraseggiare, gli abbiamo dato la possibilità di andare a vincere, a riprendere la partita, a pareggiarla, a ribaltarla e poi portarla ai supplementari per ribaltarla e vincerla. Gli abbiamo dato tante possibilità al Cittadella, cosa che avremmo dovuto sfruttare noi a nostro vantaggio, le nostre azioni, mentre noi abbiamo solo sfruttato qualche errore in difesa o qualche errore a centrocampo per poterci portare in avanti. Cittadella qualcosina ha costruito, non dico che hanno fatto la partita della vita, perché non è vero, non sarebbe vero, sarei solo un ipocrita a dire questo. Però qualcosina di più l'ha costruita e poi basta, io non voglio più vedere ad ogni singola azione la costruzione dal basso, basta, mi avete rotto il cazzo, mi avete rotto i coglioni, basta con questa costruzione dal basso, basta, non ha senso costruire sempre dal basso. Ci sono state 3
4, 5 azioni che abbiamo continuato a costruire dal basso, a provare la manovra dal basso, e puntualmente ci siamo ritrovati in difficoltà. Puntualmente abbiamo perso palla intorno e prima dei 25 metri. Basta, 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 non si può vivere così, non si può fare così. Sei pressato, hai due persone su di te, buttala fuori. Sei pressato, hai due persone sopra di te, buttala avanti. Supera il centrocampo, sia che perdi palla, ma è meglio perdere, far conquistare palla agli avversari nella propria metà campo, che invece di fargli prendere palla negli ultimi 20 metri che con due passaggi ti possono arrivare in porta. Basta costruzione dal basso, basta, basta, basta. Avete rotto il cazzo a tutti quanti, non la sappiamo fare la costruzione dal basso. O meglio, la possiamo fare se non c'è nessuno che ti pressa. Se ci stanno due, tre avversari sopra che ti stanno pressando, che ti mettono pressione, basta darla dietro al portiere, basta darla a fianco al tuo compagno, perché basta un millimetro, basta, che la dai sbagliata ed è gol. Basta, ieri abbiamo incontrato il Cittadella che magari non ha sfruttato più di tanto queste occasioni che abbiamo sbagliato per la costruzione dal basso, ma fra una settimana abbiamo l'Inter. Se io vedo fare queste cose contro l'Inter, giuro che le partite non me le vedo più, che non è vero, sto solo minacciando così ad cazzum, però... Basta, mi fate perdere la voglia, mi fate incazzare tutti quanti, basta, basta, basta. Non dovete far vedere che siete Cristiano Ronaldo, Di Maria, Sergio Ramos, Piqué, Chiellini, Bonucci e compagnia cantante, anche loro le sbagliano queste cose, figuriamoci voi. Basta questa cazzo di costruzione dal basso, per favore, mamma mia, non ce la faccio più a vedervi fare queste cose. Tutti, oddio, ma chi lo do adesso? Aspetta, buttala, cazzo, buttala. Per la miseria, non ce la faccio più. E poi, Baschirotto, ti prego, non è sport tuo, forse in Serie B potevi essere un gran terzino, forse potevi essere quello che vuoi, ma per la Serie A no, no, vi prego, spero che abbiano capito, spero che chi sta in alto e non il Signore, spero che chi sta in alto in questa società abbia capito gli errori che ha fatto. Spero che abbia capito gli errori che ha fatto e che non li ripeta. Soprattutto quando c'è stato il bisogno di far uscire Dermaku, soprattutto in quel momento, non ho capito che senso aveva sostituirlo con Baschirotto e mettere Gendré centrale. Perché? Baschirotto ha fatto solo casini da quando è entrato finché la partita non è finita, ha fatto solo casini. Si è mangiato due gol con un colpo di testa, che qualcuno spieghi a Baschirotto che i colpi di testa si fanno di fronte, di qui, tu prendi qua, la palla ti arriva così e fai pom e la metti dentro. Non che salti, ti giri e la prendi di nuca. No, qualcuno gli spieghi che i colpi di testa non si fanno così, perché se tu me la vai a prendere, me la impatti proprio con la fronte, tu buchi il portiere, buchi la porta, la palla rimbalza a terra e arriva addirittura in curva nord. Avresti segnato, e invece no. E vabbè, e questo ci può anche stare, ma poi i passaggi, figlio mio, ma quanti passaggi mi sbagli, ma poi che... tu una cosa c'è buona, la corsa, t'ho visto fare due scatti, uno nel primo tempo e uno nel secondo, basta, hai finito. E poi Gallo, figlio mio, tu sei un gran terzino, puoi crescere tantissimo. Qualcuno spieghi a Gallo che non può fare sempre la stessa cosa da 2 anni, sempre lo stesso errore da 2 anni.
dal centro, cioè anzi dalla fascia in cui tu ti ritrovi, dalla tua fascia d'appartenenza, è inutile che mi dai il pallone a mezz'aria o simil raso terra verso la punta centrale che sta a centrocampo. È inutile, perdiamo palla, hai fatto sempre la stessa cosa, non te ne è uscita mezza volta in 2 anni. Io direi anche basta, qualcuno gli spieghi di non farlo più. Vuoi dare il pallone in quella maniera? Lo dai a Hjulmand. Hjulmand deve servire tutti gli altri, non tu. Hjulmand può dare la palla con precisione. Oppure, se proprio non vuoi darla a Hjulmand, che ieri è stato un fantasma, non l'ha visto nessuno, mi puoi dare la palla a Di Francesco, che c'è il piedino patato, che c'è il piedino pennellato, ieri ha fatto 2 cambi di gioco di 40 metri per Strefezza, che, mamma mia, controllati, cioè, col joystick, con radiocomandati erano quei passaggi. Mamma mia, che piedino di Francesco. Quindi su di lui niente da dire, su Di Francesco niente da dire, su Strefezza niente da dire, a parte quella poca lucidità negli ultimi 16 metri nel piazzarla invece che tirare di prepotenza e spararla alle stelle. Però su alcuni elementi qualcosa la posso dire, su alcuni elementi invece posso solo elogiarli. Sissé, ho visto un ottimo Sissé in alcuni spazi di partita, mentre in altri mi è sembrato anche lui ovviamente alla stregua di tutti i suoi compagni intorno. Io non ce la faccio più così. Io, se deve durare così un anno intero questa stagione in questo modo, con questo tipo di partite, facendo questo tipo di partite, non ci arriviamo a fine anno. Se continuiamo così nel giro di 5 partite, 6 partite massimo, qualche testa salta sicuramente. Quindi cerchiamo di darci una svegliata, perché se vogliamo rimanere in Serie A, non è certo questo l'atteggiamento giusto da avere. Se vogliamo rimanere in Serie A, non sono certamente queste partite che bisogna fare. E le partite che dovremmo affrontare in Serie A saranno molto più difficili di questo Cittadella, che probabilmente è anche ancora più modesto rispetto alla squadra che avevano l'anno scorso. Probabilmente quest'anno lotteranno per non retrocedere. Queste squadre di Serie A saranno molto più forti rispetto all'amichevole di Parma, e già lì c'erano i primi problemi, ma lì potevi dare la scusante delle gambe pesanti, della testa un po' pesante, e va bene, un amichevole, non ti dà punti, non ti elimina per niente, quindi già hai una base per capire quali sono gli errori. Ma mi sembra che tra Parma e Cittadella non siamo cresciuti minimamente. Mi sembra che tra Parma e Cittadella siamo andati a picco, in una discesa senza controllo. Siamo peggiorati rispetto a Parma, e in questa partita avevamo l'ossatura della vecchia stagione. In questa partita avevamo l'ossatura della vecchia guardia. Quindi, se siamo andati peggio in questa partita, anche se siamo riusciti a fare un gol, io non capisco quale sia il motivo di queste giocate, non capisco quale sia il motivo di queste partite. Allora non sono i nuovi che devono ancora adattarsi, manca qualcosa anche alla vecchia guardia, manca. Perché io, ve lo giuro, in un anno di Serie B ho visto Hjulmand essere l'uomo più usato nel gioco, l'uomo più usato in ogni partita. Ieri giocavamo, non lo so, in 10. Hjulmand era inesistente per i compagni ieri. Hjulmand non è stato mai servito dai compagni ieri, è stato più servito dagli avversari. Hjulmand, non possiamo giocare così.
se il motivo di non far giocare Hjulmand ieri, e spero non anche nelle prossime partite, è quello di preservarlo per farlo rimanere da noi, no, non va bene così, non va bene così. Preferisco che quest'anno ci faccia una stagione eccellente ai livelli dell'anno scorso e mandarlo via anche per 30 milioni, 20 milioni, 35 milioni, 25 milioni, quanto può essere, non mi interessa. Preferisco che vada via l'anno prossimo a quelle cifre piuttosto che tenere uno Hjulmand scarico, svogliato, demotivato perché non gioca. Perché sta in campo e i compagni gli fanno guardare la partita e non lo servono. Non si può andare avanti così. Poi, Blin, adattato come difensore centrale, ci sta, ha movenze, cioè nel senso lo può fare, il difensore centrale, ma ovviamente non è il suo ruolo e si vede, ha avuto un paio di sbavature che avrebbero potuto costarci caro, però per fortuna non si sono concretizzate. Quindi se all'occorrenza, proprio in casi estremi di emergenza, lo si vuole usare, lo si può fare, lo si può fare, però non è il suo ruolo e si vede, ripeto. Gendreda centrale, quando è stato spostato perché è entrato Baschirotto, io ancora non capisco il cambio. Io avrei fatto entrare tranquillamente Calabresi già dall'inizio per spostarlo centrale e lasciare Gendre sulla fascia, che stava facendo veramente ferro e fuoco. Non lo capisco. Però Gendre centrale si è comportato bene, il ragazzo corre, il ragazzo ha voglia di farsi vedere, il ragazzo ha voglia di giocare, però se non hai una squadra che ti aiuta, ieri non l'ha aiutato nessuno, questi sono i risultati. Questi sono i risultati. Di Baschirotto abbiamo già parlato, secondo me non raggiunge neanche la sufficienza. Hjulmand, purtroppo per colpa dei suoi compagni, devo dargli un 5,5. Perché, anzi, partiamo dalla difesa. Partiamo dal portiere. Allora, Falcone, secondo me la sufficienza la può raggiungere. Ho fatto un paio di interventi che ci sono stati. Ovviamente non ha parato tantissimo perché abbiamo preso tre pappette, però la prestanza ce l'ha, la posizione la sa mantenere. Ovviamente è un portiere, secondo me, che non si può discutere, però anche per lui la sufficienza è un po' risicata, e complice anche errori difensivi un po' troppo grossolani che non gli hanno permesso di fare farsi vedere ieri. Quindi per questo motivo gli do un 6 meno e a casa. Ritorno a studiare e ci rivediamo la prossima volta. Baschirotto, anzi, partiamo con Gendre terzino rasenta la sufficienza, potrei dargli anche un 6 più, si è comportato bene. Blin, anche lui darei un 6 meno e mi sto mantenendo molto buono perché non era il suo ruolo. Dermaku, finché c'è stato, ha avuto buoni momenti e una defoyance che lo ha costretto ad uscire, a chiedere il cambio per l'infortunio, quindi da lui mi sarei aspettato un pochino di più, quindi un 5,5. Gallo invece ha condotto una buona partita nonostante i medesimi errori di sempre, quindi anche per lui darei un 6 meno, deve crescere ancora un pochino. Poi Baschirotto per me, ripeto, se non fosse stato per i due scatti che ha fatto, che è l'unica cosa buona che c'ha, sarebbe un 4, però gli do un 4,5 perché quegli scatti e quei due colpi di testa, perché alla fine ci è arrivato. Va bene, ci può stare, 4,5, purtroppo non di più. Gendre da difensore centrale ha funzionato bene, ha avuto un pochino di problemi, ovviamente non è il suo ruolo naturale, però sicuramente si è comportato anche meglio di Blin, quindi da centrale non posso altro che dargli la sufficienza, quindi anche qui un 6 più, un 6,5 glielo posso dare.
Calabresi reduce da due errori grossolani che hanno portato alla doppietta di Tuncarà, quindi per lui 4. Complice il secondo gol, che secondo me è valso molto di più rispetto al primo di Tuncarà, in cui è rimasto immobile, quasi steso per terra, tra Tuncarà e il compagno di Tuncarà. Ovviamente Tuncarà aveva 15 metri e mezzo di porta sguarnita, ovviamente l'ha butta dentro. Quindi secondo gol per colpa anche di Calabresi, quindi il 4 se lo merita tutto questa partita. Hjulmand, mi verrebbe da dargli un senza voto perché non ha giocato. Ha fatto qualche movimento per fare interdizione, a momenti perdeva una palla pericolosa, però per fortuna è stato fatto fallo quasi da ultimo uomo, e quindi per lui un 5 lo rimando a settembre, come si suol dire, no? Poi Bistrovic, ho visto buoni movimenti, ho visto un giovane che si sa che ha esperienze, si vede, ma deve comunque crescere, perché il calcio italiano è tutt'altra roba. Quindi per lui potrei dargli anche un 5,5, perché non è stato sicuramente capace di cambiare le sorti della partita. Mi aspettavo un qualcosina di più, ma neanche tanto. Deve crescere, deve conoscere soprattutto compagni e calcio italiano. Deve crescere tantissimo. Poi chi avevamo a centrocampo? Scusate, mi vado a leggere una bella formazione di ieri. Vado a prendere anche i cambi, già che così ne parliamo per bene, e in questo momento mi sto proprio dimenticando qualcuno sicuramente. Allora, Lecce Cittadella, formazioni, eccoci qua. Ah, c'era Elgason ha fatto una bella partita, buoni movimenti sia per la fase offensiva sia per la fase difensiva. A lui mi verrebbe da dargli un 6 politico, perché il suo l'ha fatto, lo conosciamo dall'anno scorso, sicuramente qualcosina di più la può fare, però sta crescendo tantissimo, quindi è un 6 che lo, diciamo, per spronarlo a fare ancora meglio, perché sicuramente non è stata la sua miglior partita, però sta crescendo tantissimo in questi due anni. Poi Strefezza, se non fosse per il gol, se non fosse per quello, mi avrebbe raggiunto il 5,5. Troppe azioni sprecate, ma anche tanti movimenti, tanti falli che ha subito, e tanti movimenti giusti ovviamente, tanti falli subiti, un po' troppo egoista negli ultimi 16 metri, avrebbe potuto fare in qualche occasione un pochino di più, forse un po' passarla. Ripeto, i due tiri fuori nel secondo tempo sono stati micidiali, secondo me avrebbe potuto fare qualcosina di più, avrebbe potuto piazzarla piuttosto che tirare di prepotenza, quindi per lui posso dare anche un 7-, solo per il gol. Poi a San Sissé mi verrebbe da dargli un 6-. A lui ha avuto qualche sprazzo di partita in cui si è saputo comportare, ma in tanti altri purtroppo alla stregua dei suoi compagni, quindi 6-, meritatissimo, non raggiunge la sufficienza, ma non è neanche un 5, diciamo è tra il 5,5 e il 6-, ecco. Quindi un 5 e 60 più o meno, tra molte virgolette. Poi chi c'era? Ah, Di Francesco secondo me ha fatto un'ottima partita per quello che i compagni gli hanno permesso di fare. C'è stato quello stop più infelice, mi sembra, nel primo tempo. Veramente infelice, che ha permesso poi l'uscita del portiere e non è riuscito a concretizzare più di tanto, però se avesse azzeccato lo stop sono sicuro che sarebbe andato in gol. Quindi per lui, per tutti i movimenti che ha fatto, per il piedino fatato che c'ha, secondo me la sufficienza, un 6 più, se lo merita tutto. Poi
Poi che abbiamo? Abbiamo Calabresi, di cui abbiamo già parlato, Baschirotto, di cui abbiamo già parlato, Juan Gonzalez che entra al posto di Bistrovic, un po' troppo falloso direi, si è beccato subito il giallo, però è entrato e non è riuscito a dare un cambio, non è riuscito a dare freschezza al centrocampo. Quindi anche per lui non è un attacco al giocatore, ma è un attacco di squadra, quindi per colpa ovviamente di come già era, si era messa la situazione, di come si era messa la partita, entra in un momento soprattutto difficilissimo, perché entra al 67esimo, dove eravamo in vantaggio, ma non stavamo dando più di tanto, infatti poi ne segue il gol del Cittadella. Per il giallo mi verrebbe da dargli un 6 meno, però secondo, sì, dai, un 6 meno ci sta, un 6 meno ci sta, perché comunque non ha combinato danni, non ha però neanche fatto, non ha neanche aiutato più di tanto la squadra. Ormai la partita era già andata secondo quei termini. Listoschi entra al posto di chi è entrato Listoschi al posto di, non mi ricordo, vabbè, entra Listoschi, non cambia le sorti della partita. Non ho visto un grandissimo Listoschi, purtroppo ieri non si è visto un grandissimo nessuno, purtroppo anche i nostri migliori giocatori ieri sembravano delle pippe da bassa classifica di Serie B. Però Listoschi in attacco ieri non l'ho visto, purtroppo non sono riuscito a vederlo, e io non gli posso dare più di 5, purtroppo. Di Francesco ne abbiamo già parlato, Di Mariano è entrato bene, forse, anzi vi dico la verità, mi aspettavo qualcosina di meno, mi aspettavo qualche danno. In realtà ha dato un pochino di freschezza lì davanti, andando a sostituire Di Francesco. Dalla fascia sinistra si è comportato bene, ha fatto qualche dribbling, qualche cross, però si è mangiato un gol a tu per tu con il portiere in uscita, il difensore in uscita, anzi a rientrare, che poi si sono scontrati, la palla non so come non sia riuscita ad entrare in porta. Non so se sia tanta colpa di Mariano, perché la palla era anche abbastanza vicina al portiere, quindi non so se dargli tanta colpa su quell'occasione. Però secondo me la sufficienza se l'è meritata, un 6 più anzi, perché si è comportato abbastanza bene, forse anche un 6 e mezzo, ecco, 6 e mezzo di Mariano. E poi passiamo a Colombo, che è stato secondo me il ragazzo che ha cambiato di più la partita, perché quando è entrato lui in attacco è cambiata veramente la situazione, ha cercato di andare a prendere ogni pallone, ha corso, ha tanta voglia e si vede, ha tanta voglia di farsi vedere, ha tanta voglia di giocare, anche il gol è arrivato secondo me grazie a lui, perché ha dato un movimento giusto e si vede che è un ragazzo che sa il fatto suo, però ovviamente deve ancora crescere tantissimo, perché ci sono anche varie cose che non mi sono piaciute, però nel senso che poteva fare magari un movimento diverso, però ovviamente non sono io l'allenatore, altrimenti ci starei io in panchina e staremmo già in Serie D, o forse anche in eccellenza, non lo so. Però ripeto, mi è piaciuto Colombo, mi è piaciuto, e secondo me merita uno dei voti più alti della partita di ieri, che è un 7 meno, per elogiarlo proprio per aver cambiato un po', per aver dato freschezza e cambiato un po' il gioco lì davanti. Ovviamente non è riuscito a fare più di tanto, perché lui è la punta di centrale, la punta di riferimento, diciamo è l'ultimo uomo su cui deve arrivare il pallone, quindi ovviamente non ti cambia il gioco. Detto questo, spero di non aver saltato nessuno per i voti.
spero che siate arrivati fin qui, perché mi dispiace avervi trattenuto per 35 minuti, però ve l'avrei detto che sarebbe stata un'analisi molto completa e molto approfondita sulla partita. Detto questo, ragazzi, sempre forza Lecce, sempre forza Lecce. Noi cerchiamo di dare quanto più manforte a questi ragazzi, di spronarli a fare sempre meglio, perché ho visto ieri cose che purtroppo non dovrebbero accadere, però è colpa un po' della partita che si stava vedendo, gente che è andata via addirittura prima del 90esimo, gente che è andata via prima della fine dei supplementari, e non posso biasimarli, perché vedere uno spettacolo del genere era veramente raccapricciante, vergognoso, da far rabbia, da far innervosire e da stizzire un po' tutti quanti. Detto questo, perdonatemi ancora per essermi dilungato così tanto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Speriamo che fra una settimana contro l'Inter sarà una partita migliore, anche se secondo me qualche bella scoppoletta la prenderemo. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Noi ci vediamo lì. Ciao ragazzi!